fosse contenta? Siccome credo che saremmo noi! Casella, Casella, adorna queste rime di musica, soave come l'amicizia che ci riunisce. Che non abbia a mutare per mutare di vento. In primo luogo questi poeti si conoscono, si frequentano, si scrivono. Non è una scuola, è piuttosto una compagnia di amici. Tranne il pistoiese Cino, vivono e operano tutti a Firenze negli stessi anni, tra il 1280 e il 1290. Dante dedica la sua prima opera, La vita nova, a Cavalcanti, il suo amico della giovinezza. E tutti quanti si mandano sonetti in cui parlano delle loro vite e soprattutto delle loro storie d'amore. In secondo luogo, ad accomunare questo gruppo di poeti è la ricerca di uno stile dolce, cioè raffinato, musicale, ma al contempo piano e facilmente comprensibile, lontano dalle asprezze e dall'oscurità dei poeti della generazione precedente. Da questi li separa infine l'attenzione esclusiva nella loro produzione poetica per il tema dell'amore, attenzione che li porta a mettere in secondo piano le tematiche politiche e morali predilette dai poeti della scuola siculo-toscana. La poesia era servita fin qui per parlare di religione, di politica, di morale e anche d'amore. Ora, con il dolce stil novo, l'amore diventa, come era stato tra i siciliani, il tema assolutamente dominante. Come trattano il tema dell'amore gli stil novisti? In modo sensibilmente diverso rispetto al passato. Per un poeta moralista come Guittone, l'amore terreno è un male. Per gli stil novisti, al contrario, l'esperienza dell'amore per una donna rende nobile l'uomo, lo migliora. Come insegna Guinizelli, la passione amorosa è indissolubilmente legata alla nobiltà, alla gentilezza dello spirito dell'amante. Essere innamorati diventa un segno di eccellenza morale. That's all, folks.